この世はでっかい宝島。Bentornati a Memory 8-Bit! C'è stato un tempo in cui avevamo così tanti cartoni animati giapponesi che pur di mandarli in onda li trasmettevano con la sigla giapponese! E io proprio me ne immagino! Senti, sono arrivati altri 288 cartoni animati giapponesi, vedi di mandarli in onda così abbiamo un pochino di audience. Sì, ma non abbiamo avuto il tempo di fare la sigla in italiano! Cioè, la non sigla... me ne fate un cazzo, mandali per come sono! E pensate che per noi bambini magari era un problema. Bibi che kashan, tata che kashan, kuda che kashan, kira che kashan. E cantavamo così che non ce ne fottevo un cazzo di quello che dicevano, ma non lo inventavamo. Però se per noi era normale conoscere il volto di Boh, Cristina D'Avena, tanto per dirne uno, ma in generale anche tutti gli altri, era abbastanza facile tra Super Classifica Show. Ma se ti aspetta magari di quello ne parliamo un'altra volta. Ma che cacchio di volti avevano i cantanti delle sigle che arrivavano da noi in giapponese? Però è un fico. Vabbè, lui è un dio, guardatelo qui, all'età che ha, guarda come canta! E poi non era solo il cantante di Kyashan, ma anche ad esempio di... Io dico, non lo vorreste avere come nonno? Non sarebbe bellissimo avere lui come nonno? Vabbè, ma com'è che il mondo intero non lo conosce e non ci sono poster appesi in ogni stanza? E poi è la fusione perfetta tra Elvis Presley e Little Tony. Un altro cartone che arrivò all'inizio con la sigla originale era Dragon Ball, che aveva un altro doppiaggio, era trasmesso da Junior TV e la sigla, insomma, la conoscono un po' tutti, fa più o meno così. Immamomo gay! Kanano moru tu pum! Scusate, qui lasciamo andare. Ragazzi, ragazzi, eccolo il cantante! Dai! Fammelo vedere! Pazza! Completamente pazza! Dai, tiramelo fuori, avanti! Lo so che è dietro le quinte! Su! Londina. Guardatelo, il Giorgio Vanni giapponese. Non so perché fa continuamente con la mano così. È proprio il compagno perfetto per andare a cantare al karaoke. Facciamo un passo in avanti. Graffio. Mamma mia, non è possibile non casarsi con questa roba! Anche la sigla di Evangelion è arrivata in Italia in originale. E vediamo un poco che faccia la cantante. Carina. Bella, bella, guarda che brava, che palcoscenico, che coreografie. Certo, questo assolo di basso non me lo ricordavo, ma è bella, è musica rock! Ah, Evangelion è rock! Sì, e non ci romperami! Il mio cartone preferito, l'ho già detto, è Cara Dolce Kyoko e la sigla di apertura, che è uno dei grandi classici, proprio un must, un successone in terra d'origine. Che la cantante, guarda com'è carina! Qui Kyoko! Però non capisco com'è vestita. Non è vestita come Kyoko, è vestita come se l'avessero presa che lavorava al McDonald's là sotto. Senti, vieni a cantare! A questo punto ce l'ho un'altra che hanno fatto in Italia direttamente in giapponese, ce l'ho e scommetto che la state pensando anche voi! Oh, we're
cowboy, cowboy. La sigla che avrebbe voluto comporre Maurizio Merluzzo. La sigla che avrebbe voluto cantare Maurizio Merluzzo. La sigla che avrebbe voluto frullare Maurizio Merluzzo. Welcome to this crazy time. A città when I scazzo what's up in tutto. If you find it, back in the future. Ken. Ken. Proprio maschio dirlo. Ken! Chissà questa cantante che la canta come sarà. Sarà bellissima, stupenda e meravigliosa. Volo asfalto, più una sakai, kimo tsukazu, omoi kiri kake agaru, marude ima kuzure, ochi sona chi cazzo se ne frega, è bellissima, è fantasmagorica! Però mi permetterei di farvi notare il look generale della band con questi musicisti che sembrano usciti dal film più trash dell'universo. E se volete potete andarla a trovare in Giappone in questo momento nella sua officina. Scusate, Tomcat Tom-san è qui in questo momento. Yes! Sì. E ti ma tough boy, tough boy, tough boy, tough do. Akuyonu Akenshi no noku ni. Dead note, dead note, dead note. Vai. Oddio, aspetta, com'è? Figuru, no, no, come inizia? Dammi. Ti ma tasha di seski ski wachu. Ini feni kona chini atanima. Hirugaru yami no naka kawashi atadaku mana shiri. Dare mi o jama saseru a for you eri. Ta 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 ra ta ta ra ta ra ta 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 ra. Va così. Ikito kawaii kara. Ma l'hai studiata, non male. No, non l'ho studiata. Spero vi piaccia questa nuova serie di cui ho programmato almeno altre due puntate. E specifico bene che mi occuperò esclusivamente delle sigle che sono arrivate da noi direttamente in giapponese, non quelle giapponesi che poi conoscono tutti gli appassionati perché se le ascoltano, perché in originale. No, quelle che da noi sono arrivate così e che noi conoscevamo così. E se non vi sta bene... Se vi è piaciuto questo video mettete un mi piace, iscrivetevi al canale, condividetelo, commentatelo, che è il sale della vita su YouTube e che la forza di Voltron sia con voi! Yusgyoru wa wa suki na mo kedo so sono no la so.